la facciamo al mattino. E adesso io ho una squadra di 5-6 persone. C'è mio figlio, dopo c'è mio papà che mi dà una mano. Ok. Una mano. Manuale, quindi raccolta manuale? Tutto manuale. Tutto. Noi abbiamo solo il trattore perché viene qui in mezzo e dopo con il carro. Vai pure. E li raccogliamo. Come si riconosce un melone? Oh, guarda. Maturo. Guarda. E vedi? Questo non ha nessun segno qui. Perfetto. Nel picciolo. Questo qui è pronto perché è giallo. Questo qui tu vedi che ha una bolla, però vedi, questo non è maturo. Dov'è che vedi la bolla? In che senso? Gialla, scusami. Ah, ok. Però questo non è maturo. Perfetto. Quando noi lo stacchiamo che c'è il segno, qui verde, si vede la polpa arancione che noi non riusciamo a, dopo più, a commercializzare. Uno, tre. Mi arrivo nel negozio, annusano il melone per capire se è buono o meno. Per me è ignoranza. Ok, ci sono delle varietà magari che il profumo può avere? Il saffir? Sì, è l'unico melone. Cosa senti? Io sento che sa un po' da limone. Io guardo il colore, guarderò il picciolo qui, so che se è brillante e è bagnato e fresco. Okay. Se è secco, questo qui più secco è, più vecchio è. Diciamo che resta brillante per un paio di giorni, sì, credo. Sì, di non di ancora verde. Quando è marrone, è un melone vecchio. È un melone vecchio. Così sta anche il segno. Quindi, questo è fatto. Ok. Questo è quello che sa da vaniglia? Questo è quello che sa di vaniglia.